Signori, sono Ryuka, grazie a tutti per essere qui, siamo qui per l'analisi della patch 12.5, patch che avrà la durata di un mese in questo caso, quindi sarà praticamente la patch che coprirà quasi interamente tutto marzo. Andiamo subito a sviscerarla. Modifiche campioni, Ahri, stava diventando un po' troppo forte, quindi viene nerfata a W, viene ridotto di 10 il danno base a tutti i livelli, è aumentato di 5 il costo in mana e viene aumentato di 10 il costo in mana di lei. Questo è un micro nerf che dovrebbe bilanciarla. Gwen era molto dominante in corsia superiore, soprattutto anche tramite l'avvento dell'Aletal Tempo. Quindi la passiva ora viene ridotto di 10% lo scaling con i poteri magico contro i mostri. E la E viene dimezzato quello che è il rage bonus che veniva dato. Questo proprio perché, a favore dell'Aletal Tempo con cui lei interagiva molto bene, si tendeva ad avere molto range. Comunque durante i primi trade a livello già 2, livello 3 era molto forte, quindi tendeva ad avere essere molto opprimente durante la fase di corsia. Kennen non se lo inculavano da un po', soprattutto perché lui è stato tremendamente nerfato dal cambio che è stato fatto al teleport. Quindi viene fatta una piccola modifica. L'OPV, i danni magici contro gli attacchi basi al massimo delle cariche, viene aumentato di 15 ogni livello, viene aumentato anche di 20% ogni livello lo scaling con l'attacco fisico bonus e di 10% col potere magico. È un super buff, non risolverà la situazione di Kennen, ma lo renderà più opprimente durante la lane, più efficace in un momento della partita dove generalmente fatto il 6, la prima teamfight che si prospettava, lui teleportava dentro, ultava e capovolgeva una fight. Ora non può più farlo fino a fasi più avanzate di gioco, e questo gli rende una vita più semplice durante la fase di corsia. Mastery viene fatto un mini rework, una serie di neanche un mini rework, una serie di modifiche al kit di, quindi le analizziamo velocemente insieme. Viene sostanzialmente modificata principalmente la Q. I danni della Q sono più alti ad ogni livello. Anzi, sono più alti a livello 1 fino ad avere 15 danni in meno, scalano meno con l'attacco fisico e vengono sempre ridotti 75 per gli attacchi successivi sullo stesso bersaglio. I danni bonus dei colpi critici ora sono 50 più il danno critico bonus in percentuale, quindi viene nerfato il danno base. Viene aggiunta questa cosa. Ora, ogni marchio di Q, quindi dell'Alpha Strike, applica gli effetti sul colpo, incluso quello dell'E dello stile Vuju. Questo è fortissimo. L'applicazione più volte di quel danno può essere terribile. Vedremo come verrà bilanciato. Ma molti item, molte interazioni, one hit, mi spaventa molto questa modifica. Per questo sono stati poi ridotti i danni base della spell. Viene aggiornato tutta la passiva, riduzione di ricarica con gli attacchi di Q colpo alfa o riminuisce con la velocità abilità. Per esempio, se Mastery ha 100 di ability haste, ogni effetto sul colpo riduce la ricarica di 0,5 invece di un secondo. Questo era fatto perché andando in late con la build da lethality che veniva fatta adesso, quindi che aveva molto ability haste, Mastery, nel momento in cui faceva la Q, arrivava, tirava qualche base attack, aveva che va a ridurre comunque sempre il countdown quando vengono applicati gli auto attack, e di nuovo Q. In questo modo viene ridotto, cioè nel momento in cui lui ha usato la Q viene dato agli avversari più tempo per punirlo, qualora andasse a fare una build basata sulla riduzione ricarica piuttosto che sull'attack speed. Quindi questo vuole reindirizzarlo verso una build più critica, più attack speed. Il lancio di Q col puff non influisce più sulla durata di E, stile Vuju, R, agilità superiore. E questo è molto forte. Questo è in realtà un buff, perché nel momento in cui io faccio la Q, non viene più allungata la durata dell'abilità nel momento in cui per il periodo. Quindi anche qui di nuovo la Q diventa uno strumento essenziale, ma non così preponderante. Ultimo aggiornamento, ora Mastery può attivare stile Vuju R durante l'animazione della Q, proprio per la modifica che è stata fatta prima. Quindi partire con una Q e durante l'animazione della Q, verso la fine, andare in R, dare in E, e nel momento in cui esce avere i bonus di attack speed, avere i bonus di danni e
e continuare a pestare il bersaglio su cui è. Questo giocato bene può andare a andare a mitigare sostanzialmente quella riduzione di ricarica che gli è stata tolta qualora si fosse andato a bindare molto ability haste. È una modifica molto interessante. Viene cambiata anche a stile Vuju, dove i danni vengono diminuiti a ogni livello. Il danno base viene diminuito dopo livello 1, ogni livello direi che perda 2 a livello. Miss Fortune. Questa è una piccola modifica. Ora, quando rinasce, in base alla quantità massima della passiva della W. Molto molto semplice. Samira. Le modifiche Samira un po' mi spaventano, perché Samira è un campione che o è molto forte o è molto debole. Ora è in un momento che non è troppo forte, quindi viene aumentata la crescita della salute. La salute a livello 18, la crescita armature, quindi l'armatura a livello 18, e la ricarica ora della R ha un cooldown molto più basso. Ora, a fronte di queste modifiche che la rendono un pochino più vivibile, la rendono meno uccidibile velocemente, meno one shottabile, passatemi questo termine, potrà urtare più volte all'interno di una fight molto più semplicemente. Questo la rende molto forte e pericolosa. Speriamo che non la rompa, se no la dovesse rompere è un bel bilanciamento. Seraphine. Io da giocatore di Seraphine non so come pensarla, ok, questa modifica è una bella modifica che un pochino mi spaventa. Perché io gioco, tra l'altro, la gioco support, e questo mi spinge Seraphine a essere giocata support. E quindi un po' tolgono quell'identità del campione, però è una modifica che a me personalmente piace. Costo in mana della V ridotto. La ricarica viene diminuita di 2 secondi di in late ed è un filo più lunga in early. Quindi questo ti porta a maxare la W, cosa che da support fai. Lo scudo ora prima era 75 a 225 da livelli 1-18 più 45 della P, ora va da 60 a 140 più 40% della P, quindi non scala più in base al livello ma scala in base a quanto viene maxata. Di nuovo vogliono che questa abilità venga maxata. Gli scudi alleati vengono modificati, prima scalavano per livello, ora scalano in base a quante volte prendete l'abilità. E nota, ora gli alleati ricevono lo stesso scudo di Seraphine, e anche questa è un'ottima modifica. La Riot sta urlando prendete la V, per prendere la V vai support. Guarigione, se già protetta, ora scala prendersi il 5% più 1.25 ogni 100 di potere magico della salute mancante di ogni bersaglio, portatela da arrivare da 5 a 7% più 0.75 ogni 100 di potere magico. Questo è un bel buff. Questo guarirà di più, è una modifica che la renderà molto forte support, e vediamo come sarà, per ora mi piace. La ricarica di lei viene diminuita a tutti i livelli, per cui anche questo è per ingaggiare, per poccare. Non c'è niente che vuole essere un effettivo nerf, perché questo è un buff a tutto piano, che la spinge però a essere giocata support, quindi vediamo come sarà. Xin Zhao. Xin Zhao è davvero forte opprimente. E la ricarica della E viene aumentata di un secondo e la durata dell'invulnerabilità della R diminuita di un secondo. Questo per renderlo un po' più fragile, un po' meno mi lancio dentro e il tizio su cui mi lancio sicuramente muore, vediamo quanti altri me ne porto dietro. Oggetti. Vengono fatte un po' di modificate. Lo spacca scafo attualmente era molto forte, soprattutto su campioni come Yorick o comunque campioni che volevano splittare. Armatura e resistenza magica non scala più scala di nuovo per livello, ma scala in modo minore per campioni a mischia da 10 a 30 a livelli 1-18. Livelli 1-18 da 20 a 60 da livello 1-18 per i campioni a mischia, scusatemi, e da 10 a 30 dall'1-18 per i campioni a distanza. Questo è per fatto come campione, ad esempio Gnar, che potevano tendere ad abusare di questo item. Armatura e resistenza magica bonus minion d'assedio super minion da 60 a 180 da livelli 1-18 passa a 60 a 180 per i campioni a mischia e da 30 a 90 per i campioni a distanza. Questo vuole che molti campioni ranged che magari andavano top giocando anche pick un po' particolari non possono più usarlo, soprattutto Urgot sente di un nerf a questa cosa tantissimo, perché è comunque un campione da top che può mettersi tranquillamente inside a spingere
e potrà sfruttarlo molto meno. Viene fatto un rework agli aggiornamenti grafici di Elise che troverete in game. Revisione ai contenuti mitici. Questa è l'ultima patch dove ci saranno, potete sfruttare i punti che avete accumulato, i punti prestigio, perché entrerà un nuovo sistema che non mi fa impazzire, ci spendo giusto due parole, perché io che gioco da tanto praticamente tutti i contenuti di gioco, il nuovo sistema, per esempio per avere la nuova skin prestige, mi obbliga a spendere tanto per ottenere una skin, per ritrovarmi poi con premi che non mi servono solo per una singola skin. E per questo immagino che anche la durata della patch, viene reworkato una parte del launcher, una parte del sistema delle ricompense, e vediamo come sarà, ma se uscirà come sul PBE, come è stata presentata durante i dev blog, una skin prestige costerà 150 euro. Tanti hanno fatto il conto e più o meno è quello, e ora 150 per una skin, se no sarà disponibile per i reroll, cosa che ho sempre fatto anche per le skin prestigio, a partire dall'anno dopo, quindi esce quest'anno, sarà disponibile nel, siamo nel 2022, sarà disponibile nel 2023, quindi se non addirittura nel 2024, cioè ci saranno dei momenti in cui diranno bene, questo set di skin è ora disponibile per roll, che per chi vuole avere tutti i contenuti è un po' particolare. Tra l'altro la skin prestige della prossima patch sarà quella di Jinx, che io adoro, e vediamo come verrà impostato. Come ricordano qui, se avete, a differenza delle gemme, i punti prestigio non saranno convertiti in essenza mitica, quindi usateli ora. Se avete dei punti prestigio, è la patch per usarli. Viene checklist dei Freyord, i board classificati vengono aggiustati finalmente, io sono Diamond, e ragazzi, era il bordino silver con una sfumatura azzurra, era terribile. Ora so che hanno ridato del viola, lo riproveremo anche in live a vederlo. Bene, molto molto bene. Vengono risolti tutta una serie di bug e escono le skin bellissime delle api. Quindi Zix, Ermendinger, Nunu e Orianna. I nomi mi fanno scassare, non li leggerò perché sennò mi impappinerai, ma è bellissimo. Oriape, Zix, è bellissimo. Saranno disponibili da domani sera, giovedì 3, alle ore 22. Io vi ringrazio per avermi seguito, mi trovate tutti i miei contatti anche per le live se volete sostenermi sotto in descrizione. Vi ringrazio e alla prossima, stay tuned and see ya!